dallo stadio Artemio Franchi Firenze, un saluto da parte di Federico Zancan e di Franco Causio. Fiorentina contro Bologna, ventesima giornata del campionato di Serie A, e il derby dell'Appennino, una partita molto sentita e molto importante per la classifica. Marchionni dentro per Gilardino, palla di ritorno Marchionni, ancora un bel 1-2 tra Marchionni e Gilardino, palla molto lontana dalla porta di Vivian. Vargas cerca spazio per il suo cross, lo effettua ma lo allontana Guana. Montolivo, spazio per il tiro, Montolivo, pallone sul fondo, mette il cross per Guana, la palla passa, poi il conclusione di Jimenez, il Bologna in vantaggio al 28esimo, primo gol italiano di Jimenez. Qui ha dormito un attimino Coppi, che c'è stato un colpo di testa, schizza via la palla di Divaio, credo. Ha fatto questo pallonetto strano, ha scavalcato Coppi e Jimenez è stato bravissimo in mezzo rovesciato. Divaio entra in area, Marco Divaio attaccato da Gamberini, calcio di rigore. Calcio di rigore. Vanno anche dall'assistente i giocatori della Fiorentina. Beh, io credo che sia l'assistente così fare, perché Divaio avrebbe calciato in porta, qui rivediamo. Qui forse capiamo meglio. Da qui forse qualche dubbio in più, mi rimane, fatto che potesse essere rigore. Casarini profondità, Divaio in posizione regolare, Divaio controlla, Divaio! Opportunità del 2-0. Bologna davvero spettacolare in questo primo tempo, che continua a far paura alla Fiorentina. Controllo di Mingazzini. Divaio in profondità, Divaio, salta Fre, Divaio! 2-0! Ancora in gol il Bologna, Marco Divaio, quinto dell'anno per lui. Qui si è fatta trovare impreparata la difesa della Fiorentina in linea, e si sa che quando la difesa è in linea con Divaio, con lo scatto che è difficile prenderlo quando gli lasci quegli spazi lì. Pallone recuperato da Valiani, prova a caricare il destro, Valiani, subito un brivido per Fre. Accelera Vargas contro Raggi, Vargas se ne va di forza, mette il cross, Mutu riapre la partita, Adrian Mutu ancora in gol, inizio d'anno spettacolare per il rumeno. Qui è stato ingenuo Raggi, perché deve commettere fallo prima e fermare l'azione di Vargas, una volta che entra in area non può più intervenire. Vediamo subito la risposta del Bologna, Divaio, Casarini è in fuorigioco, Divaio va a cercare la porta di Frey, la manca di poco. Si gira Gilardino, vede Marchionni, mette il cross sul secondo palo, ancora Mutu, Viviano si salva, grande occasione per il 2-2. Montolivo si abbassa a ricevere Mutu, cerca l'assist dentro per Gilardino che lascia il pallone per il destro completamente fuori misura di Santana. Scarica su Gilardino, Gilardino carica il destro, Gilardino, Viviano la tocca in angolo. Vargas con il sinistro, Vargas, la parata e l'anticipo decisivo di Lanna su Gilardino. Vargas, il pallone gira per Natali, lo trova Boucher, Montolivo al volo, la parata straordinaria di Viviano che nega Montolivo, il gol del 2-2. Finisce così con il Bologna che passa al Franchi, un Bologna che torna a vincere in trasferta quasi un anno dall'ultima volta. La Fiorentina cede 2-1 nonostante un gran secondo tempo. Bologna non vince in trasferta da un anno, vi siete riuniti al centrocampo, che cosa vi siete detti? No, che questa è la squadra che vogliamo, che dobbiamo essere tutte le domeniche, poi dipende il risultato, dipende da tanti fattori, però non vogliamo più vedere prestazioni come Catania, dove eravamo molli, dove non siamo entrati in campo. Con questa determinazione, certo, ci vuole un pizzico di fortuna come è stato oggi, però almeno sappiamo che la prestazione la possiamo fare. Poi dopo le partite si possono vincere o perdere, però non possiamo permetterci di sbagliare la prestazione.